Montenegro no. Grazie. Il risultato soddisfa il 52-19. E la maniera in cui l'ha fatto un filo più veloce, i primi 100 e il primo meno 52 della sua storia poteva anche venire. Questo, come dicevamo stamattina, è proprio l'impostazione tecnica e tattica dei quattrocentisti italiani. È chiaro che se parti piano finisci sempre forte, poi alla fine i conti non tornano sempre. È la coperta che può essere corta o lunga. E qui vediamo com'è la coperta della Grenot con alle spalle la Orogu. Che la vede, la controlla, la tiene d'occhio. Si è mossa un po' al lato di partenza, parte forte lei, meno Orogu che è un'altra che comunque finisce forte. Ossia uno vuota, Taramarin Nurum, Norvegia, poi Xenia Zadornia, un'altra di quelle russe che quest'anno non sono andate, ma vedremo se nel suo caso sarà come per Veskurova. Poi Patricia Vichishkevich, la polacca, Katia Azevedo, la portoghese, Orogu, la britannica, che va verso, c'è Orogu, si è nascosta per tutto l'anno. Divania Grenot all'esterno e ancora più all'esterno Iveta Putalova. Zadornia è all'interno e Orogu c'è alla grande, ha scherzato nel corso della stagione. Adesso il punto di riferimento è per Libania e fa 51-42, terzo posto per l'altra russa. Eccola la gara di Libania Grenot. Libania va via molto composta, sa quello che deve fare e ha fatto un bel primo 100 metri senza aspettare tante strategie. L'Orogu ha distribuito lo sforzo, i primi 200 si è portata la Orogu, poi ha avuto la possibilità di studiarsela Libania, così. Perché quello che dicevamo proprio gli stava dietro, di avere bel margine Cristiano Orogu. Diciamo un'altra cosa, per somma di valori teorici quantomeno, questa seconda delle quattro batterie di quarti di finale doveva essere quella con atleti di maggior livello. Zadornia si è vista o non si è vista? Vichishkevich, che è una ragazza giovane ma di talento, quarta con 52-73, e chissà se... Eccola la gara di Libania Grenot. Libania va via molto composta, sa quello che deve fare e ha fatto un bel primo 100 metri senza aspettare tante strategie. La Orogu ha distribuito lo sforzo, i primi 200 si è portata la Orogu, poi ha avuto la possibilità di studiarsela Libania, così. Perché quello che dicevamo proprio gli stava dietro, di avere bel margine Cristiano Orogu. Diciamo un'altra cosa, per somma di valori teorici quantomeno, questa seconda delle quattro batterie di quarti di finale doveva essere quella con atleti di maggior livello. Zadornia si è vista o non si è vista? Vichishkevich, che è una ragazza giovane ma di talento, quarta con 52-73, e chissà se... Certo che ho parecchie voglia, uno in meno, dai, un 400 in meno, domani si ricomincia come se niente fosse. Come ti sei sentita in gara? Ieri ci siamo parlate... Tu hai raccontato una Libania diversa, una Libania molto più decisa, che non guarda le altre, e questa è la tua gara. Bella, non è perché sono io, ma... Ti sei piaciuta, insomma? Sì, tanto. E la cosa più importante era passare i turni, perciò si va avanti. Di Libania vi siete guardate con la Orogu? Io non guardo quasi mai, né indietro né avanti, sempre avanti guardo. Però ho visto che lei... Mi passava, però ho continuato così, non c'è bisogno di andare oltre. Raccontavi anche di una Libania diversa dopo questi anni, questi 3 anni di allenamento negli Stati Uniti. Sì, dai, no, si vedrà piano piano che passano i turni, si vedrà il cambiamento della Libania. Sai che sono di poche parole, per me contano tanti fatti. E allora ci rivediamo presto. Ciao ciao a tutti, ci vediamo domani.